Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. A-Tech tratta argomenti mai visti prima che le persone curiose come voi amano. Oggi ad esempio affronteremo le portaerei, ma non tutte, una in particolare. Per non cambiare nulla della loro abitudine, gli americani hanno sognato ancora una volta in grande. Hanno costruito una gigantesca portaerei. Ma a parte questo, cos'ha di speciale? Rimanete fino alla fine del video per scoprirlo. Vai, andiamo! Per definizione una portaerei è una nave da guerra. Il suo principale uso è quello di trasportare e far funzionare aerei da combattimento. È fondamentalmente una base aerea galleggiante. Una portaerei rimane mobile, permettendogli così il trasferimento di un vero e proprio esercito offensivo e autonomo in giro per il mondo. E questo senza legami diplomatici. E sì, la navigazione nei mari internazionali resta indipendente da qualsiasi sovranità territoriale. Queste piattaforme sono città a sé stanti. In effetti le portaerei rimangono molto animate, puoi trovare molta elettronica lì, oltre a un esercito di aerei ed elicotteri da combattimento aerei navali. Questo spiega facilmente perché la loro manutenzione è più costosa. La nave da guerra deve essere di una certa lunghezza e larghezza specifica, ciò è necessario affinché gli aeromobili possano manovrare il decollo e l'atterraggio in sicurezza sul ponte. Questo tipo di nave ha anche molta potenza di fuoco, i missili possono essere immagazzinati lì. Questi sono più usati contro altre navi nemiche o anche sottomarini, definiti ostili. Spesso queste navi sono accompagnate da altre navi che forniscono protezione. Nella flotta si trovano incrociatori, fregate antiaeree e sottomarini d'attacco nucleare, tra gli altri. Ma cosa definisce esattamente una nave come portaerei? La struttura di una portaerei è unica. La portaerei è composta dai seguenti elementi. Innanzitutto un ponte di volo. Come suggerisce il nome, questo consente agli aerei di decollare e atterrare sulla nave. Poi c'è un'isola, si trova sul lato del ponte e in poche parole è la torre di controllo della nave. Quindi i montacarichi sono disponibili per spostare gli aerei tra i ponti e gli hangar. Dovresti sapere che c'è spazio sotto i ponti, sono inoltre presenti hangar per lo stoccaggio e la manutenzione degli aeromobili, ma anche scorte di carburante e munizioni. L'equipaggio è alloggiato sotto coperta. Sul ponte invece è tutta un'altra cosa. Ci sono catapulte che consentono agli aerei di accelerare per la prima volta in modo che possano decollare dal ponte. E durante l'atterraggio troviamo delle linee di fermata, che sono letteralmente i freni di atterraggio degli aerei. La piattaforma ha anche un equipaggio di marinai appositamente addestrati. L'equipaggio sul ponte è responsabile del governo della nave. Lo fanno attraverso il centro decisionale della nave. È anche noto come gateway di navigazione. Poi c'è il personale in sala macchine, che è responsabile della spedizione e dell'evasione degli ordini del gateway. Altro personale è responsabile del pilotaggio degli aeromobili e della loro manutenzione. Avremo così piloti, meccanici e tecnici incaricati del decollo e dell'atterraggio. Probabilmente vi starete chiedendo come è iniziato tutto. Beh, anche noi. Diamo un'occhiata più da vicino. Tutta questa avventura inizia con i fratelli Wright nel 1903. E sì, sappiamo che direte che loro sono solo i responsabili dell'invenzione dell'aereo, ma molto rapidamente questo nuovo modo di viaggiare interessò l'esercito americano e fu proprio una loro idea quella di usare un aereo per decollare da una nave. Il primo tentativo riuscito fu quello dell'americano Eugene Ely. Il test fu effettuato il 14 novembre 1910 e la nave da guerra utilizzata era la Birmingham. A seguito delle prove, la prima vera portaerei costruita fu l'Argus. Quest'ultima era dotata di due ascensori. Erano usati per alzare e abbassare gli aerei dal ponte, ma fu proprio durante la Seconda Guerra Mondiale che la loro utilità fu davvero messa alla prova. Le battaglie nel Pacifico contrapponevano gli americani ai giapponesi. Inoltre, ad oggi, queste sono le uniche battaglie tra portaerei. Altri paesi ora hanno portaerei. Secondo Janet, una delle principali agenzie di intelligence militare, gli Stati Uniti sono i primi in termini di aeromobili attualmente in servizio, ma sono seguiti da vicino da Cina, Regno Unito, Russia, Francia, Italia, India e Thailandia. Ma gli Stati Uniti non sono solo i primi in termini di quantità, difendono anche grazie alla loro gigantesca portaerei. Stiamo infatti parlando della USS Gerald R. Ford. Misurando non meno di 332,8 metri di lunghezza e 40,8 metri di larghezza, pesa quasi 100.000 tonnellate. La USS Ford è facilmente in cima alla classifica della più grande portaerei del mondo e non sorprende che possa ospitare 75 aerei ed elicotteri. La USS Gerald R. Ford, meglio conosciuta come la USS Ford, è diventata la portaerei più costosa della storia. Infatti è costata al Pentagono poco più di 13,2 miliardi di dollari, che equivale più o meno a poco più di 10 miliardi di euro. Porta ovviamente il nome del 38esimo presidente degli Stati Uniti, e la portaerei a propulsione nucleare è la prima versione della classe Ford.
Il loro obiettivo è quello di sostituire gradualmente la classe Nimitz. Dal 2020 ha ospitato il famoso F-35C. L'F-35C è una versione navale del caccia multiruolo proveniente direttamente dagli Stati Uniti. Costò altri 800 milioni di dollari per le prove in mare. L'allora presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha menzionato la USS Ford durante il suo discorso inaugurale. Tuttavia, non erano tutti complimenti. Anche se Trump è arrivato alla sua inaugurazione atterrando sul ponte a bordo di Marine One, non ha esitato ad affrontare la portaerei. Tra le altre cose ha menzionato i suoi ritardi di finanziamento e consegna. La USS Ford costava il 20% in più del previsto. Il costo totale di questo programma, secondo lo studio, oltre alla consegna delle prime tre versioni del comando della Marina, è di 42 miliardi di dollari. D'altra parte, se la USS Ford è in ritardo di oltre 2 anni, è giusto che sia così. Ciò è dovuto principalmente a questa nuova classe di portaerei, che incorpora molte nuove tecnologie, come la fibra ottica e i sistemi di catapulte elettromagnetiche per aeromobili. Grazie al suo design ben congegnato, ha un'isola di comando più piccola, quindi questo lascia più spazio per il ponte. E le operazioni aeree sono più facili. Ci sono diverse cucine a bordo della nave e solo loro devono produrre circa 15.000 pasti al giorno. Questo viene fatto per nutrire costantemente i 4.660 passeggeri a bordo della nave. A causa del design della portaerei di classe Ford, impiega 500 persone in meno rispetto alla portaerei di classe Nimitz. Naturalmente la nave deve disporre di tutte le attrezzature mediche necessarie, compreso uno studio dentistico. Sfortunatamente in questi giorni non va tutto bene nella USS Ford. Secondo un recente rapporto del Pentagono sembra che l'edificio abbia avuto risultati deludenti. La maggior parte delle critiche è incentrata sul sistema di lancio elettromagnetico degli aerei. Questa è la loro ultima tecnologia per il lancio di aerei e il solo sistema è costato 3,5 miliardi di dollari. Il vantaggio è che richiederebbe molta meno manutenzione. Tuttavia, durante le prove in mare, le catapulte elettromagnetiche hanno avuto una media di 181 cicli di lancio riusciti. Il sistema dovrebbe essere in grado di eseguirne 4.166 prima che si verifichino problemi. Sono già state annunciate altre 3 navi di classe Ford. Finora il budget è di decine di miliardi di dollari. E in Francia abbiamo sentito che anche la portaerei che sostituirà Charles de Gaulle avrebbe una tale catapulta. Cosa ne pensate di questa decisione? Prendere l'esempio della USS Ford americana sarebbe una buona idea per la Francia? Fatecelo sapere nei commenti. Siamo purtroppo giunti alla fine del nostro video, ma non preoccupatevi perché se quest'ultimo vi è piaciuto, avrete la possibilità di vederne molti altri dello stesso genere. Per fare ciò, tutto quello che dovete fare è lasciare un piccolo pollice blu su di esso, ma soprattutto iscrivetevi al canale e sentitevi liberi di lasciare commenti e suggerimenti per i nostri prossimi argomenti. Attivate la campanella delle notifiche per essere tra i primi a vedere il nostro prossimo video e noi ci vediamo prestissimo su A-Tech.